Ciao amici, bentrovati. Oggi facciamo i meravigliosi bignè. Che mondo sarebbe senza i bignè? Dolce, il vero dolce della pasticceria, il bignè. Buonissimi i bignè. Però i pasticceri sono un po' furbetti, nel senso che ce la fanno cascare sempre un po' dall'alto, come se i bignè in casa si possono fare, ma molto laborioso, molto intrigoso, e la cottura, questo e quello. In effetti anch'io c'è un altro video sul mio canale dei bignè, più complesso. Oggi vi voglio far vedere sempre la furbata per fare dei bignè veramente più facilmente, alla portata di tutti e di qualsiasi attrezzatura. Allora, cominciamo subito perché abbiamo l'acqua che deve scaldare. Prendiamo 500 ml di acqua, li mettiamo in un tegame. Tegame che non abbia gli spigoli qua, che sia un pochettino rotondeggiante, perché dopo col cucchiaio, io ad esempio uso un cucchiaio di legno, riesco meglio ad andarci. Allora, 500 ml di acqua, le mettiamo sul fuoco a fiamma viva e 200 g di burro. Il burro è bene tagliarlo a pezzettini, perché se glielo mettiamo intero va bene lo stesso, si scioglie perché l'acqua va a bollire, però ci mette più tempo e mentre bolle, finché lui non è ancora sciolto, l'acqua già ne è evaporata e quindi i bignè hanno bisogno un pochino di precisione. Quindi 500 ml di acqua e 200 g di burro. Ok, poi aspettiamo che sciolga, mettiamo un pizzico di sale. Ok, e poi aspettiamo che va a bollore e si sia sciolto. Appena bolle andremo a mettere la farina, vi faccio vedere. Ci vediamo fra qualche secondo che aspetto che bolla l'acqua. Ecco qua, stiamo quasi per arrivare a bollore. Nel frattempo vi dico due cose. I bignè, qui in questo caso 500 ml di acqua, ho messo 200 g di burro. Vengono buonissimi anche con metà olio e metà burro. Ho provato, vengono più leggeri. Col burro sono i bignè. Però vengono buoni anche con metà olio e metà burro. Ormai ci siamo. Ecco qua, sta bollendo l'acqua col burro e il pizzico di sale. A questo punto abbassiamo un pochino il fuoco e buttiamo giù la farina tutta in un colpo, così. E con un cucchiaio di legno o una spatola andiamo velocemente a mescolare. Fa tutto da sé, si crea prima un intruglio e poi dopo vi trovate a lavorare. Vedete? Bene energicamente, le andate dietro. È per quello che serve un tegame un po' arrotondato, perché è di aiuto. Adesso mi sposto dal fuoco, continuo a mescolare. Finché, vedete, le pareti iniziano a staccarsi. Così. Ecco qua. Rivado un attimo sul fuoco, finché il tegame è una questione proprio di poco tempo. Vedete che va a staccarsi dal tegame. Ok, vedete? A questo punto spegnete la fiamma, così, e lasciate raffreddare, o perlomeno intiepidire. Vedete, viene un impasto così, fa tutto da sé, è molto molto semplice. Lo lasciamo un pochettino, un quarto d'ora, perché non sia più bollente, poi lo andiamo a mettere nella planetaria o col frullatore. Nel frattempo vi preparate 7 uova, più uno di scorta, perché non si sa se serve o non serve. Quindi 7 uova vi preparate, planetaria o frusta a mano. Ci vediamo tra un po'. Ora si è intiepidito, lo vado a mettere nella planetaria. Se non avete la planetaria, potete benissimo usare le fruste, quelle elettriche. Allora, in tanti video fanno sempre vedere che devi fare tutto con un cucchiaio di legno o con una spatola. No, non è vero, perché io lo faccio da tanto con le fruste.
andiamo ad aggiungere un po' alla volta le uova. Anche qui nei video io ho sempre visto che aggiungono un uovo alla volta. Io delle volte faccio 20-25 uova di bignè, a voglia se devo star lì una alla volta, e li inserisco due o tre alla volta. Insomma, voi vedrete che come mettete le prime uova si disfa tutto l'impasto. Adesso prenderò il telefono e ve lo metterò sopra per farvi vedere com'è questo procedimento. Ma dovete continuare a lavorare e a farlo a mano. È veramente, cioè te fai due braccia, ecco, non ha un gran senso, ma si può usare benissimo la frusta. Chi non ha neanche una frusta, è ovvio, si mette lì a mano, ma consiglio di farle allora delle piccole quantità, perché io quando facevo i bignè all'inizio li ho fatti a mano, grandi quantità, c'è cioè veramente da sfinirsi il braccio, è così. Quindi io adesso vado a mettere nella planetaria, l'avvio. Se usate la planetaria, io uso la foglia, non l'altra frusta, e poi vado ad aggiungere un po' alla volta le uova e vi farò vedere. Adesso intanto la metto su perché è veramente più, sembra più difficile di quello che è. Ora l'avvio. Per farlo girare un pochettino, si raffredda un altro po'. E poi, vedete qui, in questo caso sono 7 uova. Ah, ho detto prima di mettere un uovo a parte perché questa quantità di farine, di burro e di acqua è dalle 7 alle 8 uova. Il più delle volte, essendo uova medie, io vedo che con 7 mi vengono bene, però se ci troviamo delle uova molto piccole, cioè può essere che ce ne vuole un in più. Lì sta a vedere, perché è meglio stare un pelo su un impasto che riesce un po' più sodo che un po' più liquido, perché sennò avremo dei bignè che quando li andiamo a mettere nella teglia da forno, proprio quando si cucinano, rimangono troppo umidi dentro e splaff, diventano delle cose schiacciate, brutte anche. Troppo bagnate e umide dentro. Quindi l'uovo io lo tengo sempre un po' lì per riserva, perché a volte può servire, che ne so, un mezzo uovo che potremmo anche aggiungere 2 cucchiai di latte, che sarebbe. Se invece vediamo che proprio ci vuole un uovo intero, che è molto duro l'impasto, ne andiamo ad aggiungere un intero. Se no, 2 cucchiai di latte o lì un attimo ci prenderete. Insomma, con l'esperienza, questa cosa qui è un po' come il pane, a farlo si va a capire meglio la questione dell'ultimo uovo, io la chiamo. Ok, avvio la planetaria. Apro e mando giù. Ecco, adesso io ne ho messe 3. Faccio lavorare. Adesso prenderò il telefono per riuscire a farvi vedere il meglio che riesco. Ecco, vedete, la mia planetaria con la gabbia davanti si vede poco, ma diventa, vedete, un impasto. Provo a accendere un'altra luce. Conta poco. Vedete, si fa tutto un po' granuloso. Voi continuate a lavorarlo finché non diventa, vedete ora che la massa si è unita? Vedete? Non è più tutta a pezzettini. Ecco, adesso posso andare ad aggiungere altre uova. Scusate, il mio video è un po' così. Ne metto altre 2. 7 uova gliela metto in 3 volte. Così. E riavvio. E anche qui aspetto che la massa assorba bene le 2 uova. Ma lo vedete perché diventa tutta una massa unica, proprio una cosa che non muove. Ecco, qui sono dopo la seconda andata di uova. Vedete? Se usate la planetaria, io mi preoccupo di guardare che si sia un po' staccato bene, perché le planetarie aiutano, ma non sono perfette. Vedete? Ora rimetto su e metto le altre uova. Comunque per farvi vedere che è una crema solida, così è dura, quindi ci vogliono le altre uova e andiamo avanti.
aggiungo le ultime due uova. E riavvio. Quando andiamo ad aggiungere le ultime uova, vedrete che l'impasto si sfalda, si rompe tutto, che uno che la prima volta che lo fa dice: "Ma che succede qua?". È normalissimo, perché si scompone tutto, diventa tutto a pezzi. E poi va a riassorbire le ultime uova e deve di ritornare e diventare di nuovo una massa cremosa. Comunque andiamo avanti. Direi che ci siamo. Ora lo tiro fuori, vi faccio vedere come è venuto e come deve essere. Eccoci qua. Guardate, è ancora nella planetaria. Com'è? Vedete? È proprio una crema, ma bella sostenuta. Vedete? Allora, adesso noi abbiamo la nostra crema impasto per fare i bignè pronto, che è questo qua. Avete visto com'è diventato? Adesso io per praticità me lo vado a mettere in un contenitore. Allora, due cose. Questo impasto adesso, che è l'impasto di bignè, potete rilassarvi, nel senso, volete farli domani i bignè, si possono fare domani, lo mettete in frigor. Volete metterlo in freezer? Potete metterlo in freezer, lo tirate fuori quando è scongelato, una mescolata con un cucchiaio, sac à poche o con i cucchiai e fate i vostri bignè. Ecco, cioè è un impasto molto molto è carino, nel senso che lo si può fare prima per non fare tutti i lavori, tutto in una volta. Uno, se deve farne tanti a una festa, può fare l'impasto, la crema e il giorno dopo riempirli. Insomma, averne un po' di scorta. Questo impasto è quello che noi dopo andremo a mettere o nel sac à poche o con due cucchiai, anche se va benissimo, vengono benissimo. Per quello che dico, i bignè si possono fare benissimo anche senza avere le attrezzature tipo la planetaria o il sac à poche, ma anche con una normale frusta. Il procedimento che abbiamo fatto con la planetaria, infatti, con la frusta è la stessa cosa. Voi state lì con la frusta, aggiungete un paio di uova alla volta e il risultato è lo stesso. Non c'è nessun bisogno di farlo a mano, perché io sono tanti tanti anni che li faccio così, non capisco perché le ricette continuano a aggiungerne uno alla volta e a mano, quando si può fare benissimo. Anzi, secondo me viene meglio. Allora, adesso abbiamo il nostro impasto. Di là vi farò vedere con il sac à poche e senza sac à poche come fare i bignè e la cottura, che anche quella è più semplice di quello che ci fanno credere. Allora, adesso siamo qua con il nostro impasto, che io intanto ho iniziato, ma vi volevo far vedere. Allora, per fare questi bignè, teglie da forno. Allora, qui vedete, io ho dei tappetini in silicone perché li ho, me li sono presi ultimamente, ma va benissimo la carta forno. Questi tappetini sono comodi, io li ho presi in internet su Amazon, sono molto comodi per bignè, meringhe, gli spumini, i biscotti con la spara biscotti, quelle cose dove richiede che l'impasto si aggrappi al fondo. Però per una vita io ho sempre fatto i bignè con la carta forno, adesso me li sono presi e uso questi. Allora, due metodi: se vogliamo usare il sac à poche, che è qua, io ho già iniziato, ve ne faccio vedere qualcuno. Chi vuole usare il sac à poche, chi ha il sac à poche, usa una punta tonda, liscia, non a stella, perché non gradisco i bignè con la forma della stella, però è una questione dopo di gusto, ve le potete fare come vi pare. E andiamo a fare. Vediamo se si vede. Chissà se un giorno diventerò brava a fare i video. Per ora sono un disastro. Ok, guardate, andate a fare dei mucchiettini. Così. Allora, io oggi faccio dei bignè non grandi. Vedete, vengono dei bignè un po' piccoli perché i miei ragazzi li preferiscono. Proprio dei mucchiettini così. Ecco, ve ne faccio vedere alcuni per non fare i video. Quando avete fatto i bignè con sac à poche, vedete che viene su una puntina. Questa puntina, o
oltre che essere un po' antiestetica, cosa succede? Che in cottura, essendo in cima a questa puntina sottile, si va a bruciacchiare. Quindi vi bagnate un dito con un po' di acqua e l'andate a schiacciare così. Però, se devo essere sincero, sapete che io ogni volta che faccio i bignè, li vado a infornare e mi dimentico di fare questa cosa. Quindi i miei bignè spessissimo hanno queste punte là per aria. Però, vabbè. E questi fatti con sac à poche. Chi non ha il sac à poche o non vuole usare il sac à poche, prende 2 cucchiaini se vuol fare dei bignè piccoli, 2 cucchiai se vuol fare dei bignè grandi e si bagnano un po' nell'acqua e prendi proprio un cucchiaino e lo metti lì e vengono benissimo e buonissimi ugualmente. Quello che vi consiglio di fare i bignè della stessa misura per teglia, cioè se volete fare dei bignè grandi, dei bignè piccoli, vi consiglio di farli in teglie separate per via della cottura, perché non hanno più dopo lo stesso peso e la stessa misura. Quindi, casomai, se li fate un po' piccoli tutti in una teglia, più grandi in un'altra. Altra cosa che volevo dire, niente, dopo vanno infornati, rigorosa la cottura, è quella. Senza tutte quelle pippe, 10 minuti così, 10 minuti colà. 200 gradi per 25 minuti e non sbagliate. Proprio, però devono esserci 200 gradi perché deve essere la temperatura un po' alta, perché il bignè deve avere uno shock termico che si deve andare a creare quel bel buco dentro, perché ci sono dei bignè belli fuori, esterni, ma dentro sono tutti alveolati. Il bignè deve fare un bel vuoto per andare a cogliere le creme. Ok, altra cosa. Io non mi ricordo se vi ho detto la dose della farina quando ho fatto l'impasto. Quindi, ricapitolando, abbiamo messo per fare l'impasto dei bignè 500 ml di acqua sul fuoco con un pizzico di sale, 200 g di burro e poi abbiamo buttato tutto in una volta 300 g di farina 00 e poi 7 uova. Avrete notato che io non ho messo zucchero per niente. Si può mettere nell'acqua. Quando fate l'impasto anche un po' di zucchero. Io non lo gradisco perché li vado a riempire quasi sempre con delle creme dolci, per cui non c'è bisogno. Poi sopra hanno una glassa o lo zucchero a velo, insomma, lo zucchero non manca. Ma anche per un altro motivo non metto zucchero, perché posso farli anche salati, che sono buonissimi, con delle muscole Philadelphia, con delle basciamelle dense, con dei formaggi, ho provato io a farli con del pesto in mezzo e poi riempirli con sac à poche. Insomma, si possono fare anche dei buoni aperitivi e delle cosine salate. Come vi dicevo, anche questi una volta cotti li potete mettere in freezer, fare i vostri sacchetti, metterli in freezer, avete ospiti, tirate fuori i bignè, gli mettete un po' di crema dentro, ecco, sono molto gestibili da questo lato. Allora, forno 200 gradi. E andiamo a metterli per 25 minuti. Dopo i 25 minuti spegniamo il forno e li lasciamo nel forno spento altri 5-6 minuti aperto con un cucchiaio nel mezzo. Ci mettiamo un cucchiaio nel mezzo e lasciamo lì 5-6 minuti che si vanno a asciugare dentro, bene dentro, perché il bignè deve essere morbido, ma nello stesso tempo deve essere asciutto dentro. Poi lo vedete se vi viene bene perché volano, cioè devono essere leggeri, i bignè devono essere leggerissimi. Ok, allora andiamo a infornare 200 gradi per 25 minuti, poi dopo li guardiamo da cotti. Ciao! Ecco, vedete qui mancano ancora 17 minuti, vedete come già stanno gonfiando. Quelli di sopra sono quelli fatti col sac à poche, che sono un pochino più lineari così, ma guardate anche quelli sotto come stanno gonfiando bene, come sono belli. Quindi, ok. Ecco, ora qui mancano quasi 5 minuti neanche, vedete come hanno ben gonfiato, questi sono quelli con sac à poche e questi sono quelli, guardate che belli, fatti con i cucchiaini, quindi direi che ormai ci siamo. Ecco qua, abbiamo sfornato i nostri bignè. Guardate, questi sono quelli che abbiamo fatto con sac à poche e questi sono quelli che abbiamo fatto con i cucchiaini. Vedete, vengono benissimo
Belli anche questi. Allora, come dicevo, il bignè, perché sono troppo, mi alzo un po', state lì. Così mi vedete. Ecco, come dicevo prima, il bignè, se viene bene, vedete, deve essere leggerissimo, proprio leggero, perché deve essersi asciugato dentro. Ne andiamo a tagliare uno, questi sono quelli fatti col sac à poche. Vedete che hanno proprio, fanno il buchetto, vedete il vuoto, e poi ne andiamo a tagliare uno di quelli fatti col cucchiaino. Guardate, quasi sono meglio. Vedete come hanno un bel buco fuori, e poi li andiamo a riempire. A questo punto i bignè sono pronti da riempire. Per riempirli potete usare il sac à poche o una siringa, se volete fare più veloce, facendo prima con un coltellino, con un coltello, un po' di buco, e li andate a riempire con la vostra siringa o il sac à poche. Se non avete il sac à poche, li potete tagliare a metà, metterci un cucchiaino di crema e sono buonissimi lo stesso. Un'altra cosa, se avete una cena, un avvenimento, ne dovete fare tanti, se li fate il giorno prima, i bignè il giorno dopo sono più buoni, specialmente se andate a mettere delle creme molto umide, quindi, perché si vanno ad ammorbidire, quindi potete farli il giorno prima, potete metterli in frigo, in freezer, sia vuoti che pieni, che quando li togliete è la stessa cosa. Poi li potete glassare, comunque io farò adesso un'altra video ricetta dove vi farò vedere la crema allo zabaione che in tanti mi avete scritto e mi avete chiesto, e le ganache da mettere sopra per farcirli. Per ora vi ho spiegato come si fanno i bignè, avete visto, velocissimi, facili e alla portata di tutti in casa, non come spesso ci fanno credere che sia un prodotto solo da pasticceria. E si possono fare anche senza il sac à poche, ma col cucchiaino e con una normale frusta. Quindi, bignè fatti, ci vedremo per la video ricetta delle creme, intanto provate a fare i bignè, e se anche questa ricetta vi è piaciuta, se vi iscrivete al mio canale, c'è la campanellina, cliccate sulla campanellina che quando io farò delle ricette avrete la notifica. Per questi bignè è tutto, ciao, alla prossima ricetta!